Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Sono Daniele e condivido con voi la mia esperienza con il dropshipping e con la crescita finanziaria. Oggi voglio parlare con te dei resin e dropshipping e come gestirli nelle varie occasioni che si possono presentare. Ma prima ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e resta con me. Come vedi, oggi sono venuto in questa bella località di mare per parlare dei resin con te. In realtà ero venuto con l'obiettivo di farmi un paio di bagni, ma il tempo non è dei migliori, però comunque resta in assoluto uno dei miei posti preferiti. Mi trovo a Mazzamemi, una località in Sicilia. Lascio un po' di immagini qua a scorrere. Ma tornando a noi, parliamo dei resi. Voglio fare una precisazione. Ci sono varie modalità di reso e varie modalità di gestione in base alla piattaforma che utilizzi. Può variare in base a se utilizzi Shopify, se utilizzi eBay o se utilizzi Amazon. Quindi oggi con te affronteremo questi discorsi e queste piattaforme singolarmente. Partiamo con Shopify, che penso che sia quello più comune per chi segue il mio canale. Se ti capita di dover affrontare un reso, e probabilmente ti capiterà, ti troverai nella situazione di dover far mandare al cliente un pacco indietro in Cina, magari se usi un supplier cinese, o comunque gestire il reso. Ci sono vari modi in cui io gestisco i resi che nel tempo ho ritenuto essere ottimali per il mio tipo di business model e per il mio modo di gestire, e li voglio condividere con te. Partiamo dalla circostanza che se un oggetto è di prezzo basso e di margine alto, quasi sempre io preferisco rimborsare e non fare restituire l'articolo, per un semplice motivo: è sempre un bene avere un cliente soddisfatto e un cliente felice anche nel processo di reso, e soprattutto nel processo di reso, per evitare che il cliente apra una controversia con PayPal o apra una contestazione bancaria con Stripe o Shopify Payments. È necessario tenerlo sempre soddisfatto. Inoltre, un cliente soddisfatto potrebbe tornare ad acquistare nel tuo sito, o comunque parlare bene del tuo sito con altri amici. Magari non è rimasto soddisfatto nella sua esperienza, ma potrebbe suggerirlo ai propri clienti, ai propri amici, dopo che tu lo hai rimborsato e gli hai fatto tenere l'articolo. Quindi se è una spesa sostenuta che rientra nel tuo margine, o comunque che non ti grava, non ti dà una grossa perdita, consiglio essendo rimborsa. Se invece parliamo di articoli a prezzo alto, ovviamente non puoi rimborsarlo senza avere l'articolo indietro, perché a lungo andare le perdite sarebbero sostanziose. Quindi ci sono diverse strade che puoi percorrere. La prima è quella di aprire un processo di reso con il tuo fornitore. La maggior parte delle volte si trova in Cina, per chi fa dropshipping in modo tradizionale importando dalla Cina. Quindi è qua che diventa complicato, perché si deve restituire l'articolo fine in Cina e il processo è molto costoso. Ecco perché molte persone, sicuramente molti di voi che guardano il canale, hanno questa problematica. Quindi in questo caso, se non puoi rimborsare il cliente, quello che utilizzo io e quello che ti consiglio sono principalmente due strade. Se vendi in Italia e sei residente in Italia, la strada più semplice è fare restituire l'articolo a casa tua, nel tuo ufficio o comunque dove ti trovi tu, e prendere in carico l'articolo. Appena ti arriva l'articolo, lo rimborsi, o se preferisci fai un rimborso anticipato, che è sempre ben apprezzato dai clienti, questo in base al tuo business model e alla tua tolleranza di rischio. Una volta che ricevi l'articolo, rimborsi il cliente. Avrai l'articolo a casa, lo controlli se vuoi, anzi dovresti controllarlo, e lo puoi utilizzare alla prossima vendita, lo spedisci al prossimo cliente. Quindi oltre ad avere un reso pulito, quindi una persona che riceve un rimborso velocemente senza spedire in Cina, avrai un cliente anche soddisfatto, perché riceverà la merce velocemente dall'Italia e non dalla Cina, perché sarai tu a spedirlo, e quindi così non hai grosse perdite. L'unica perdita che hai è quella del reso, se viene pagato da te, se lo paghi tu, e comunque dovrebbe essere incluso nel tuo margine di guadagno. Se no c'è un problema nel tuo margine di guadagno e dovresti rivederlo. Invece la seconda strada, che se vendi in America per esempio e non sei residente in America, hai un problema, perché ovviamente o fai restituire in Cina l'articolo, o lo paghi, lo rimborsi, o non sai cosa fare. In questo caso ci sono due soluzioni. La prima soluzione è un servizio di deposito temporaneo. Ci sono vari servizi, in America ne è pieno, di depositi temporanei in cui tu puoi fare arrivare un pacco, una merce.
quindi dai al cliente quell'indirizzo americano dove spedire l'articolo e lo spedisce in questo deposito temporaneo in cui tu avevi aperto una posizione. Una volta ricevuto l'articolo lì, il tracciamento è stato consegnato, tu puoi rimborsare il cliente. Quel deposito temporaneo lo puoi fare rispedire, puoi chiedere di rispedirlo a un altro indirizzo e lo puoi fare spedire a un nuovo cliente. Ovviamente ci sono vari svantaggi nel fare questo, ad esempio se l'articolo arriva danneggiato o non è imballato in buone condizioni, al cliente successivo arriverà un articolo che avrà problemi e magari ti chiede un altro reso e inizi un loop senza fine. Quindi questo metodo, diciamo, non è dei migliori. Oppure puoi prendere un agente, ok? Questa è un'altra soluzione. Cerchi un agente, una persona quindi in America che riceva i tuoi resi, si occupi di controllarli, di impacchettarli e di rispedirli. Magari gli dai una cifra, trovi una persona fidata o trovi una persona nel gruppo, cerchi un agente specifico, ci sono tante persone che offrono servizi simili, puoi andare anche su Fiverr o Upwork, trovi di tutto, troverai sicuramente una persona che si occupa di questo. Quindi avrai un dipendente e lo potrai retribuire, gli potrai dare 5-10 dollari a pacco, e lui lo riceve, lo controlla, lo imballa e lo spedisce al nuovo cliente. Così sei sicuro di fare un controllo qualità prima di rispedirlo al nuovo cliente. Questa è la soluzione ottimale, ok? Ovviamente è la più costosa, ma è la soluzione ottimale. Se non vuoi fare un reso in Cina, ci sarà 30 giorni in cui l'acquirente sicuramente aprirà una contestazione PayPal o aprirà una contestazione con il processo di pagamento e perderai ugualmente i soldi e perderai ugualmente il pacco e rischi di farti sospendere il processo di pagamento. Meglio spendere qualcosa in più. Se non ci rientri di margine, vuol dire che il tuo articolo è venduto a un prezzo troppo basso o c'è un problema business model, c'è un problema a prezzo, quindi devi rivedere il tuo business model, perché se non riesci a subire una perdita per un reso vuol dire che hai un problema a monte con il tuo prezzo. Questo per quanto riguarda Shopify sono le soluzioni che ti consiglio. Invece passiamo un attimo a eBay. Se vendi su eBay e ti aprono una richiesta di reso e sei in dropshipping, ma i consigli valgono anche se non lavori in dropshipping, la prima cosa da fare è valutare se puoi rimborsare subito il cliente e lasciarlo contento, perché ti ricordo che su feedback, su eBay ci sono oltre i feedback e i processi di pagamento, ci sono le controversie. Quindi se un cliente poi apre una controversia con eBay, al 99% perde i soldi, perché eBay dà sempre ragione al cliente. Quindi cerca di trovare la soluzione più veloce e più soddisfacente per il cliente. Se puoi, rimborsalo. Se non puoi rimborsarlo perché l'immagine non te lo permette, perché il prezzo è alto, offri un rimborso parziale. Contatta il cliente, magari telefonicamente, vedi cosa non va. Se puoi risolvere la questione con rimborso parziale, magari gli rimborsi 10-20%, cerchi di chiudere la questione immediatamente. Però se un cliente ti apre troppe pratiche di restituzione, le tue metriche si abbassano e rischi di farti sospendere l'account. Per esempio, se offri un prodotto di qualità scadente, i clienti apriranno tante restituzioni, le tue metriche si abbasseranno e rischi di farti sospendere l'account per performance povera. Quindi devi sempre cercare di fare chiudere le pratiche, ovviamente senza stressare il cliente, senza andare contro i regolamenti eBay, ma cercando di offrire soluzioni soddisfacenti per il cliente. Dai ragazzi, vi dovete impegnare a offrire un customer service. Io le persone che ho aiutato, le persone a cui offro il mio aiuto, a cui offro consulenza, quello che vedo, all'80%, al 70% il problema è il customer service, oltre il processo di pagamento, quello è il problema principale, ma il customer service non viene mai fatto in modo soddisfacente. Ricordatevi che i soldi ve li danno i clienti, se non lasciate i clienti felici non ve li danno più i soldi. I processi di pagamento vi bannano, le piattaforme come eBay e Amazon vi bannano e non potete scalare il business. Vi dovete impegnare a offrire un customer service soddisfacente. In ogni business non può solo guadagnare, avrete delle perdite, solitamente i resi si aggirano fra l'1 e il 2% di perdita, degli ordini, ed è messo in conto. Se poi non potete sopportare l'1 o 2% di resi, vuol dire che il vostro business model non va bene a monte, vuol dire che non fate abbastanza vendita, vuol dire che i prezzi sono bassi, vuol dire che i fornitori sono sbagliati, c'è un problema, dovete rivedere il vostro business model. Se invece siete fra quella percentuale di 1%, 2%, già 2% è alto, 1% sarebbe ottimale, già siete a posto.
siete nella norma, nella media, va bene. L'ideale sarebbe zero, ma non esiste lo zero, sempre ci saranno resi, sempre ci saranno controversie. Dovete assolutamente evitare di farvi aprire controversie PayPal e contestazioni con il processo di pagamento, quindi offrite sempre soluzioni. Per quanto riguarda Amazon invece, è un po' simile come eBay, però Amazon è più severo, perché eBay non vi banna solo per le richieste di reso, vi potrebbe, ma è molto raro. Amazon invece ha una metrica specifica per i resi, se quella metrica supera una percentuale, ora non ricordo esattamente qual è, ma non è altissima, Amazon vi sospende l'account in verifica e vi chiede di fare il cosiddetto appello, cioè vi dovete mandare una documentazione e spiegare perché avete una percentuale di resi così alta e come avete intenzione di sistemarla. Vi chiederanno le fatture, vi chiederanno un sacco di documentazione e passerà un sacco di tempo per riavere l'account indietro e potreste essere sospesi a vita. Ma questo non solo se fate dropshipping, ma anche se lavorate in FBA, se avete lo stock su Amazon perché magari avete un prodotto di qualità bassa. Amazon vi punisce severamente per i resi. Dovete cercare di offrire un prodotto soddisfacente, di qualità soddisfacente, e di offrire customer service. Per la mia esperienza, il 50% dei resi, sia su Shopify, sia su eBay, sia su Amazon, con il customer service, cioè contattando il cliente, prendendo il cellulare, chiamando e parlando al telefono col cliente, riesco a risolverlo e fare chiudere la richiesta o fare chiudere la pratica, magari con un rimborso parziale. Questo è l'ottimale. I resi, voi non dovete solo pensare a come fare effettuare un reso, ma dovete pensare a come fare evitare un reso. È quello lo scopo. E vedo che questa cosa molti non la capiscono. Ragazzi, spero che ho chiarito un po' le idee, spero di avervi dato delle idee che potrete usare sul vostro business. Sono sempre a disposizione, cercatemi su Instagram o su Facebook se volete dei consigli, se avete delle domande, quando posso rispondo a tutti. Ricordo di iscrivervi al canale, stiamo crescendo grazie a voi, ogni iscritto è importante per motivarmi e portare nuovi contenuti, quindi ricorda di iscriverti e condividere il video magari con amici che hanno i stessi problemi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, alla prossima.